Cari amici, benvenuti ancora una volta alla seconda puntata di questi incontri virtuali sulle analisi delle principali opere del genio di Eisenach. E la settimana scorsa ci siamo soffermati sulla messa in si minore. Oggi, a grande richiesta, è il turno di un altro caposaldo della produzione bachiana, forse ancora più misteriosa della messa in si minore, più enigmatica, più basata su principi quasi filosofici pitagorici, direi. E stiamo parlando chiaramente delle variazioni Goldberg. Quando parliamo delle variazioni Goldberg, siamo sulla rotta delle sfere celesti, nel paradiso dei numeri puri, nel fiume dell'eterno ritorno, al cospetto della Trinità. Ma dove ci portano le variazioni Goldberg? Mistero meraviglioso. Chissà. Di sicuro non sono musica comune, non si materializzano per caso, hanno un'aura che diciamo che le distingue insieme in maniera del tutto sacra e dall'altra del tutto pitagorica. Può sembrare anche alquanto ambizioso affrontare in un incontro di questo tipo, destinato a un pubblico non necessariamente competente in materia musicale, un repertorio tra i più difficili. Ma il compito della divulgazione, a mio avviso, dovrebbe essere proprio quello di facilitare la comprensione di ciò che risulta effettivamente, che è effettivamente ostico e complesso. E d'altra parte, le opere dell'ultimo Bach costituiscono un momento tanto importante della nostra cultura musicale da essermi convinta che il gioco ne vale la candela. Mi servirò per l'occasione di alcuni strumenti, tra cui immagini, per quanto visibili, ecco, che invito nell'eventualità della scarsezza visiva di trovarle in diretta a voi per potermi seguire sul vostro browser, e infine anche dell'aiuto del pianoforte per alcuni punti di chiarimento più importanti. E in questo dobbiamo dire che la multimedialità davvero facilita il compito, e avvio il mio discorso proprio partendo dal farvi vedere, per quanto possibile, una fotografia raffigurante un ritratto di Bach molto noto, cioè quello dipinto a olio da Elias Gottlob Hausmann. Cercherò di rendervelo il più sicuramente riconoscete il ritratto. Eccolo. Se non riuscite a vederlo, prego di trovarlo su internet. Bene, questo ritratto, pervenutoci in due copie, è ritenuto oggi, insieme al famoso pastello di un Bach relativamente giovane, molto somigliante, realizzato dal cugino Gottlieb Friedrich Bach, l'unico ritratto sicuramente attendibile del musicista tedesco. Lasciando perdere in questa sede le diverse considerazioni che possiamo fare su questo quadro, anche di ordine storico, soffermiamoci per il momento sul particolare del piccolo foglio che il compositore sembra volerci mostrare. È infatti tenuto in mano capovolto, vedete? Tenuto in mano capovolto, in modo che sia facilmente leggibile per l'osservatore. Si tratta di un breve spartito musicale, come vedete, che subito attira la nostra attenzione, ma questo non deve apparire strano perché molto spesso i musicisti venivano ritratti con in mano frammenti di proprie composizioni.
Era un modo, diciamo, sottile per definire il soggetto del quadro riguardo non solo alla sua professione e posizione sociale, ma anche alla sua identità personale. Appare subito evidente, come avete visto, che il foglio mostrato da Bach non contiene note a caso, tanto per sottolineare, diciamo, la condizione professionale del soggetto, ma una vera e propria composizione, riapro, una vera e propria composizione compiuta, il cui valore simbolico non deve assolutamente essere trascurato. Questa composizione, ecco, è un canone. Si tratta di un canone che oggi viene classificato con il numero di catalogo Bevevau 1076 e che fu pubblicato da prima Lipsia nel 1747 e poi da un certo Misle, di cui parlerò più avanti, nell'ultima pagina dell'ultimo numero della Musikalische Bibliothek del 1754. Osserviamo dunque questa composizione, prendendo per comodità visiva e anche, diciamo, qualitativa dell'immagine, della prima stampa del 1747. Eccola. Prego gentilmente, ecco, di riuscire a ritrovarla sul vostro browser per averla leggermente più chiara e senza l'effetto speculare chiaramente del computer. Ecco, cerco di lasciare ancora un po' più aperto. Osservatela bene. Canon triplex a 6 voci. Ecco, questo titolo precisa che si tratta appunto di un canon triplex a 6 voci, solo che detta così i conti sembrano non tornare, perché le voci scritte, come vedete, sono 3 e non 6. Quindi, dove sono le 3 voci mancanti? Non è difficile, chiaramente, per chi conosce la struttura di un canone musicale, capire che esse si trovano nascoste nelle prime 3 voci scritte. Ecco, riapriamo il file. Nelle prime 3 voci scritte. E che per realizzare integralmente la composizione è necessario risolvere quello che in sostanza è un gioco enigmatico musicale. Si tratta quindi di bassi cifrati, di bassi buttati giù che attendono una certa realizzazione. Nel ritratto di Hausmann, Bach sembra dunque porgerci, con quella sua aria sottilmente sorniona, e voglio citare a proposito il grande musicologo italiano Piero Buscaroli, che ritrae questo mezzo sorriso di Bach come uno sguardo diffidente quasi. Ci porge così un vero e proprio quesito, quasi con un atteggiamento di sfida. Se è vero che, come ho detto prima, nella breve pagina musicale è celata la chiave di lettura del ritratto, ne consegue che solo chi riuscirà a sciogliere l'enigma proposto potrà cogliere la personalità del maestro nella sua interezza. Come possiamo osservare, ecco, per questo vi chiedo di avere l'immagine davanti a voi, perché purtroppo tra il cellulare e il computer si crea l'effetto chiaramente speculare, poco comprensibile, vi chiedo di concentrare l'attenzione sulla riga più in basso. Ecco, sulla riga, sul pentagramma più in basso, che è quello praticamente, come vedete, scritto in chiave di basso. Chiaramente, e non lasciatevi ingannare dall'immagine speculare che ora vedete, ma come vedete si tratta di un basso che procede in maniera discendente. Chiaramente al computer, in questa modalità di visualizzazione, parte da qui per scendere verso sinistra.
Ecco, se riuscite, ripeto, ad aprirlo davanti ai vostri occhi, potrete vederlo invece nell'immagine originale. Mi accingo a suonare questo basso per dare a voi la sensazione di quello che Bach ha scritto, scritto in una semplicissima chiave di basso, per poi arrivare a risolvere il mistero. Questo è il basso che Bach ci ha lasciato. Ultima così, chiaramente vedete che la stesura del basso implica una prosecuzione. Però il basso su cui noi, la fetta di questo basso su cui noi ci dobbiamo soffermare sono le prime due battute e mezzo, le risuono. Ora, su questo basso, prima di aprire l'analisi vera e propria dell'opera che ci stiamo accingendo a conoscere, suonerò un pezzo di un'opera, il brano iniziale di apertura dell'opera, almeno il primo piccolissimo inciso, diciamo, relativo a quello di cui stiamo parlando, e capirete che cosa Bach ci ha voluto svelare in questo ritratto. Allora, vi prego di ascoltare, di prestare ascolto per lo più al basso, anche se chiaramente la melodia ruberà immediatamente la vostra attenzione. Per una maggiore chiarezza risuonerò un'altra volta questo basso, questo piccolo frammento di basso, dilatando un po' di più i valori, per poi inserirci la melodia e riconoscerete subito di che cosa stiamo parlando. Prima il basso. Ora, mettendo la melodia, vi prego comunque di prestare attenzione sempre al basso e vedrete che cosa riconoscerete. Risuonerò una volta soltanto il basso. Per l'ultima volta, affinché arrivi il complesso armonico nelle vostre orecchie, voi guardando il canone del quadro e con le orecchie qui potrete seguire la partitura. Thank you.
visto? Almeno questa parte di enigma è risolta. Il basso che Bach ci presenta nell'ultimo rigo, nel rigo più in basso di questo famosissimo dipinto, non è altro che lo studio iniziale di quello che diventerà il basso portante, l'impianto armonico delle variazioni Goldberg. Chiaramente nel ritratto vedete un basso cifrato, scritto chiaramente una sorta di schizzo di quello che sarà poi, mentre l'aria, come avete sentito, rielabora il basso con fioriture che adesso chiaramente spiegherò andando avanti nell'analisi, dilatando i valori. Ma come avete sentito dalla mia brevissima esecuzione, ho tentato di forzare di più i bassi rispetto al resto per far sentire questa concatenazione che Bach cela nel suo ritratto. Dunque, sulle origini dell'opera, l'unica testimonianza è quella fornita da Forkel nel 1802. Secondo il racconto del biografo, Bach avrebbe ricevuto ed accolto l'invito rivoltogli da Johann Gottlieb Goldberg, suo allievo, che verso il 1740 era impiegato come cembalista e maestro di musica, Kammermusikus, nella piccola residenza di Dresda del conte Hermann Karl von Kesselrich, ambasciatore di Russia alla corte di Dresda, appunto. Bach e Kesselrich erano legati da sincera amicizia, si davano del tu e si scambiavano confidenze. Così un giorno il buon Kesselrich, uomo d'onore, pieno di attenzioni e ritrosie, si fece coraggio e confidò al cantor la turba che lo angustiava. Un'invincibile insonnia funestava le sue notti, rendendogli impossibile godersi la pace del riposo. Chiese quindi a Bach di comporre una musica che il talentuoso Goldberg avrebbe provveduto a eseguire su un cembalo posto nell'anticamera della sua camera da letto. Questo racconto ha quasi dell'incredibile, considerando che Goldberg contava meno di 15 anni all'epoca, e personalmente mi pare un aneddoto montato ad arte, considerando l'indubbia difficoltà di ascolto che l'opera presenta, tutto potendosi dire di essa tranne che rappresenti un momento di distensione e di intrattenimento. Un ciclo di variazioni è sì musica ripetitiva, in un certo senso, ma di certo il povero Kesselrich non si aspettava minimamente cosa Bach sarebbe riuscito ad architettare una volta che la sua fantasia fosse stata solleticata sul genere delle variazioni. Inoltre è quantomeno curioso che Bach non abbia provveduto ad onorare il nome di Kesselrich nel pubblicare l'ardua composizione, che pure era stata ricompensata con il dono di una coppa d'oro riempita di ben 100 louis d'or, quelli che allora si chiamavano louis d'or, equivalenti, diciamo, sulla scala moderna alla bellezza di circa 36.000 euro. Se, diciamo, questa cifra, peraltro rilevantissima, fu spesa o impiegata o impegnata in qualche modo, la coppa avrebbe dovuto essere ritrovata nell'inventario poi redatto dopo la morte di Bach. Ecco perché personalmente nutro sospetti circa questo episodio, perché non vi è traccia in alcuna testimonianza dell'epoca. Punto di partenza del complesso architettonico è quindi, come avete sentito, l'aria, quest'aria bipartita, divisa in due parti. Come ho anticipato all'inizio, servendomi del famoso dipinto e appunto del particolare della partitura ritratta, caratteristico dell'aria appunto è il basso. 8 note,
in valori larghi e in senso discendente nei primi 4 gradi. Dei primi appunto 4 gradi che ripropongono una figura comunissima nella letteratura dell'epoca, il cosiddetto fundamentum, che gli inglesi chiamano ground e i francesi base, noto con il termine in Italia di gagliarda, gagliarda italiana, uno stile compositivo che fieramente arriva fino a Beethoven. Scritta, come avete sentito, come tutti sapete, nello stile di una sarabanda riccamente fiorita alla francese, l'aria fornisce così il basamento, il supporto per un ciclo organico di operazioni che interessano non solo la melodia famosa che tutti conosciamo, che tutti abbiamo nelle orecchie, ma anche lo schema ritmico e il corso stesso degli intervalli, con la periodica proposta di elaborazione in forma di canone, imitazione. Nello stesso tempo, l'aria è il coronamento dell'opera, poiché Bach ha cura di ripresentarla dopo la 30ª variazione. Il ciclo dunque consta di 32 elementi, tutti in struttura bipartita, come l'aria, appunto, 32 come sono 32 anche le battute dell'aria. Questa del resto è la lunghezza assunta come base per tutte le variazioni, quasi tutte le variazioni hanno 32 battute. Solamente in 4 casi le battute si riducono a 16, nelle variazioni, e potete anche ascoltarle in seguito, nelle variazioni 3, 9, 21 e 30, 16 battute, mentre nel caso dell'ouverture, che sarebbe la variazione numero 16, le battute sono aumentate a 48. L'opera ha una prima netta suddivisione a metà percorso, con l'utilizzo dell'ouverture in forma di fuga, dotata di una seconda parte in forma di fuga. Inoltre essa svolge le funzioni di un secondo esordio, in base ad un principio proprio della tradizione retorica classica, trucco che Bach utilizza anche all'inizio della quarta partita per cembalo, o anche al centro perfetto della terza parte del Klavierübung. Si deve ancora sottolineare però l'uniformità dell'impianto tonale. Il Sol maggiore compare in tutti i brani, ad eccezione delle variazioni 15, 21 e 25, che sono in Sol minore. Qui la varietà dei livelli tonali che Bach utilizza come tema, come fil rouge nel clavicembalo ben temperato, è qui chiaramente annullato per cedere il posto ad una specificità di scrittura affidata alla varietà calcolata delle figure ritmiche, dei principi motori delle combinazioni contrappuntistiche, delle tecniche stilistiche, così che l'opera è quasi un compendio enciclopedico di, se vogliamo dirlo alla latina, di loci, di campi semantici, rapidi arpeggi, giochi ritmici alla Scarlatti, impiego di trilli nelle voci interne, rapidi arpeggi, passaggi per terze, scale, ho nominato Scarlatti, questi giochi ritmici, come li definisco alla Scarlatti, come succede nella variazione 23, la prendiamo subito, la variazione 23 dalla battuta 17 alla 20, 23, faccio vedere subito il punto, variazione 23 dalla battuta 17 alla 20. Vedete questi staccati della mano sinistra, i trilli superiori, queste figure quasi briose alla mano sinistra in contrattempo con una linea leggermente più ferma della mano destra, che si possono notare in tantissime sonate di Domenico Scarlatti.
Ed è proprio per questi giochi ritmici che numerosi brani assumono lo stile di una danza. Alla giga si richiamano, per esempio, le variazioni 7 e 27, come Bach stesso scrive tempo alla giga, alla gavotta la numero 18, alla sarabanda le variazioni 13, 25 e 26, alla siciliana la numero 3, mentre frequente è anche l'utilizzo del ritmo di corrente nei pezzi centrali, quelli che hanno soprattutto il tempo in tre quarti. E in particolar modo le variazioni 5, 8, 14, 17, 20 e 23. Questi ultimi chiaramente tutti a due voci. E scritture brillanti, come vedete, fiorite, contrappuntistiche, si alternano proponendo soluzioni ora virtuosistiche e ridondanti, ora governate da estrema essenzialità e concentrazione, privilegiando così l'artificio, come ben mostrato come nei nove canoni, su due dei quali, per esempio, il numero 12 e il numero 15, alla quarta e alla quinta, sono per inversione. Quindi vediamo qui anche il Bach artigiano che gira a suo piacimento, gira rivolta la scrittura per ottenere, per toccare così tutti i trucchi, esporre tutti i trucchi del suo ormai consumato mestiere. L'ultima variazione sigla l'aspetto artificioso della scrittura musicale con la proposta di un quod libet, che sul basso dell'aria sempre innesta le melodie niente meno che di due frizzanti e frivoli canti popolari, di cui dirò il titolo sia in tedesco che tradotto chiaramente in italiano. Il primo è Ich bin so lach nicht bei dir west, Rücker, tradotto in italiano da lungo tempo non sto insieme a te, avvicinati di più a me, e il secondo, Kraut und Rüben haben wir vertrieben, et mein Mutten Fleisch gekocht, so wer ich länger bleiben. Che tradotto anche questo sarebbe: cavoli e rape mi hanno scacciato, se mia madre avesse fatto cuocere della carne sarei rimasto più a lungo. Quest'ultima fine, quest'ultimo canto, diciamo, popolare, affine alla bergamasca, all'aria della bergamasca, più volte ricorrente anche nella letteratura musicale tedesca. Alla luce di tutto questo, molte opere di Bach, come vedete, sembrano avere un profondo e consapevole valore enigmatico, soprattutto nella produzione degli ultimi anni della sua vita. La questione per noi dov'è? E sta nel riuscire a cogliere il significato di ciò che era ben più che un semplice trastullo intellettuale. Quale concezione della musica, quindi, si nascondeva dietro a questo ritratto? Per rispondere a questa domanda mi piace spesso citare quelli che sono stati i grandi pensatori di varie epoche, come per esempio, andando in ordine cronologico, Sant'Agostino, della cui filosofia la cultura luterana era particolarmente influenzata, considerando che Lutero fu un monaco agostiniano. Sant'Agostino diceva in latino: musica est scientia bene modulandi, tradotto in italiano: la musica è la scienza del saper modulare, del saper cambiare. Oppure Leibniz, andando più avanti nel tempo, il filosofo tedesco Leibniz, che diceva: musica est exercitium arithmetiche, occultum nescentis se numerari animi, che tradotto in italiano alla lettera significherebbe: la musica
è un esercizio occulto di aritmetica dello spirito ignaro del proprio numerare, ossia quasi un concetto platonico, è innato nella mente umana il concetto di numero, anche se non se ne rende conto. E in questo contesto, quindi, alla luce di tutto questo, non deve stupire che la cultura tardo-barocca tedesca conoscesse e frequentasse i testi degli autori neopitagorici. Bach sicuramente attinse a tutto questo frequentando la Thomas Schule, di cui fu rettore Gessner, ammiratore fanatico di Bach, che rese quest'ultimo certamente partecipe delle sue conoscenze in merito alla dottrina pitagorica, ed è impensabile che il musicista non si interessasse ad essa, considerando anche quanto Bach fosse appassionato alla musica antica e al parallelo filosofico di essa. In questo periodo, grazie proprio alla figura di Gessner, Bach accoglie come allievo il matematico Lorenz Christoph Mitzler, che ho nominato all'inizio, il quale nel 1738 annunciò la fondazione di una Korrespondierende Societät der Musikalischen Wissenschaften, cioè una società di corrispondenza per le scienze musicali. Inutile dire che la società aveva un'evidente matrice pitagorica. Agli iscritti erano richieste competenze musicali, conoscenze matematiche e filosofiche. Inoltre c'era una pretesa etica, religiosa, comunitaria, e ogni socio doveva pagare all'anno 2 talleri, presentare un proprio ritratto ad olio e, per quanto possibile, ricordarsi di questa società al momento della stesura del testamento. Naturalmente i soci non furono molti. Nel 1738 gli unici partecipanti erano soltanto i fondatori, i 3 fondatori. E l'anno seguente ne entrarono altri 4, tra i quali come socio numero 6 il 58enne Georg Philipp Telemann, che era ai tempi music director e cantor ad Amburgo. Nel 1745 si iscrisse come 11° socio il 60enne Georg Friedrich Händel, ormai da decenni residente in Inghilterra. Ed è così che Johann Sebastian Bach entrò nella società nel giugno del 1747. All'età di 62 anni, e fu per sua volontà, guarda caso, il socio numero 14. Il numero 14, come tutti sappiamo, un numero ricorrente nella cabala, chiamiamo così, bachiana, che in questo caso rappresenta la somma dei numeri relativi alle lettere del suo cognome. Spiego immediatamente. BACH nelle lettere alfabeto. La B è la numero 2, la A è la numero 1, la C la numero 3 e la H è il numero 8. E 2 più 1 più 3 più 8 uguale 14. Come ritratto ufficiale, appunto, come da regolamento da presentare alla società, al momento del suo ingresso Bach offrì appunto il dipinto di Hansmann che abbiamo osservato, e con ciò il cerchio si chiude, chiaramente, sempre di più, collegando strettamente tra loro il ritratto, l'enigma, il canone, lo spartito ritratto, ossia la Korrespondierende Societät, Mitzler e il pensiero pitagorico. Ecco la caldera da cui viene fuori l'ispirazione effettiva, al di là delle leggende sul mancato riposo del conte di Dresda, a cui Bach attinge per costruire questo spettro matematico e filosofico delle variazioni Goldberg. Ora mi viene da condurre il discorso ad una vena leggermente più semplice, rispondendo a una domanda che spesso nelle mie conferenze e nei miei dialoghi, e soprattutto dai giovani, mi viene posto: le Goldberg al pianoforte
o al clavicembalo? Domanda apparentemente tendenziosa. Nella realtà, per quanto io penso, semplicemente insensata. Originariamente, certamente, le Goldberg sono state concepite per un clavicembalo a due tastiere, chiamate manuali, strumento che permetteva, oltre ad un certo numero di risorse timbriche, tra cambi di tastiera e diversi registri che potevano alternarne il suono, di incrociare agilmente le due mani, che potevano muoversi sulle due diverse tastiere, e creando così uno spettro delle nuance sempre varie. E seguirla al pianoforte, onestamente, è invero complicato. E continui e ardui incroci delle mani, la differenza di peso e di grandezza dei tasti, che potrebbe inficiare in qualche modo l'agilità e la chiarezza delle linee contrapuntistiche, tutti i problemi di cui un genio del pianoforte, come è stato per esempio Glenn Gould, seppe dare una risposta definitiva, realizzando una storica incisione delle variazioni Goldberg al pianoforte nel 1955, appena 22enne, all'inizio appunto della sua carriera. Le Goldberg, quindi, penso che al pianoforte sono possibili. E come? Se da un lato, diciamo, il nuovo strumento presenta grandi problemi nell'esecuzione di un brano clavicembalistico, dall'altro però offre grandi opportunità di timbro e di dinamica, oltre che la possibilità di avere una lettura diversa di questa musica di per sé astratta e fuori dal tempo. L'intimità del contesto, che chiaramente ai tempi di Bach si esprimeva al clavicembalo, può trovare una nuova identità nel pianoforte, riuscendo nell'intento di parlare all'ascoltatore contemporaneo, non più chiaramente avvezzo al suono del clavicembalo. Ritengo quindi che dopo questa lunga, sebbene sempre incompleta, stesura verbale di questo colosso che sono state e sono tuttora le variazioni Goldberg, qui si possa fermare il discorso, concludersi il discorso, sebbene la complessità appunto e la vastità della materia sono tali da ingenerare, oltre da un autentico timor panico, la consapevolezza che ogni sforzo di comprensione è destinato a risultare sempre inadeguato. Vorrei fare mie a questo proposito, per concludere, le parole del vecchio Giobbe, attingendo così a un libro che Bach spesso interpellava per alimentare il suo senso mistico, appunto la Bibbia, dal vecchio Giobbe, appunto figura biblica, che per bocca dei 70 diceva, la riferirò in latino perché penso che il latino sia la lingua che più si avvicina all'altezza della musica bachiana, essendo anche una musica molto musicale, ma mi premurerò immediatamente dopo a tradurla in italiano affinché sia fruibile dai più. Giobbe diceva questo a proposito della tendenza dell'uomo naturale di ricerca, di dare una spiegazione a quello che spesso non è possibile argomentare nella pienezza. Sapientia vero ubi invenitur, et qui est locus intelligentiae, nescit homo pretium eius, nec invenitur in terra suavit viventium. Tradotto in italiano vorrebbe dire: ma la sapienza dove trovarla? E dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via e non la troverà mai sulla terra dei viventi. Detto questo, umilmente vi dico grazie per aver ancora una volta trascorso questi, vedo sul timer del mio computer, 40 minuti del vostro tempo per deliziarci insieme
di questa continua scoperta che le opere bacchiane, in particolare le ultime opere, queste opere quasi, queste summe, come lo è stato ecco la messa in si minore, come magari in futuro parleremo del clavicembalo ben temperato, o come oggi appunto le variazioni Goldberg, offrono ecco sempre spunto di dialettiche, si spera non vuote, ma che possono in qualche modo aiutarci a oltrepassare questo, come lo direbbe Schopenhauer, questo velo di Maya che Bach ha voluto in qualche modo nella sua ossessione per l'enigma far calare tra noi e le sue composizioni, per permetterci in qualche modo di non abbassare mai la guardia, anche se a volte alcuni di noi trascorrono la vita a suonare, interpretare o anche solo ad analizzare questi scrigni così pieni di tesori. Dobbiamo sempre riscoprirci. Ecco, questo secondo me è uno dei tanti enigmi che Bach vuole mettere in questa musica incompiuta, scritta apparentemente incompiuta, ritratta incompiuta, in questo ritratto che ha ormai sfidato i secoli, ritrovare sempre quella voglia di conoscere, di trovare in un basso cifrato le infinite possibilità di risoluzione che una musica infinita, una mente infinita come quella del Sommo poteva lasciarci in eredità. E per concludere questo nostro secondo incontro sulla produzione bacchiana, ecco qui che voglio omaggiare la vostra pazienza nell'ascoltare le mie disquisizioni, dedicandovi appunto l'aria delle variazioni, l'aria di apertura e di chiusura, questo brano che suggella questa forma geometrica circolare che Bach ha voluto dare alla sua opera. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e attendo nei commenti, magari sotto questo stesso video pubblicato su Facebook, i vostri suggerimenti l'argomento da trattare nella prossima nel prossimo incontro. Chiaramente per una questione di correttezza nei confronti di tutti sarà preso in considerazione il primo che comparirà, il primo suggerimento, e poi a seguire nelle varie settimane in ordine tutto il resto. Grazie di tutto e a voi l'aria delle variazioni Goldberg. Thank you.